Benvenuti a questo programma presentato a voi dal Life Christian Center, un programma che è dedicato alla parola di Dio, il messaggio di salvezza e alla differenza che Cristo può fare nella nostra vita. Il nostro desiderio per voi è che tramite questa trasmissione ognuno possa gustare la presenza di Dio e sentire la voce dello Spirito parlare ai propri cuori. Il salmista dice in Salmo 27: «Una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel Suo Tempio». Salmo 100 dice: «Entrate nelle Sue porte con ringraziamento, nei Suoi cortili con lode, celebratelo, benedite il Suo nome, poiché il Signore è buono, la Sua bontà dura in eterno, la Sua fedeltà per ogni generazione». La mia preghiera per voi oggi è che potete gustare la presenza di Dio e che il Signore parlerà ai vostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Così oggi vogliamo riunirci insieme, invitando lo Spirito Santo a venire nel luogo dove ci troviamo. Ascolteremo dei canti e poi ascolteremo un pensiero dalla parola di Dio. Voglia Dio benedirci insieme oggi. Vogliamo pregare. Signore, veniamo davanti a Te in questo momento nel nome di Gesù e chiediamo che Tu vieni tra di noi per mezzo dello Spirito Santo. Il nostro desiderio, Signore, è di avvicinarci sempre di più a Te per sentire la Tua voce e per gustare la Tua presenza. Vieni col Tuo Spirito, Signore. Parla ai nostri cuori ancora oggi, Signore, perché vogliamo crescere nelle Tue vie. Noi sgridiamo ogni attacco diabolico nel nome di Gesù e noi ci affidiamo a Te. Ti ringraziamo che Tu parlerai oggi. Ti ringraziamo che Tu incoraggerai le anime nostre. E ti ringraziamo, Signore, che la Tua volontà sarà fatta nella nostra vita. Questo lo domandiamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Yeah.
dichiaro il santo nome, Gesù. Si trova in mezzo a
la morte è vinta, il velo è spezzato, la tomba è vuota per sempre, il cielo proclama la tua gloria, perché sei risorto, mio Gesù, senza Jesus.
Santo tu sei,
e bentrovati all'ascolto di Parole di Vita. Ancora oggi siamo insieme per essere incoraggiati dalla parola del Signore. Oggi voglio trattare il soggetto una vita generosa, una vita generosa. In Secondo Corinzi capitolo 9 versetto 11 l'apostolo Paolo dice: così arricchiti in ogni cosa potrete esercitare una larga generosità, la quale produrrà rendimento di grazie a Dio per mezzo di noi. Esercitare una larga generosità. Cari, è meglio essere generosi che avari. Dobbiamo sempre ricordare che il nostro Dio è un Dio generoso, dona gratuitamente. Quando parlo riguardo una vita generosa, cosa ti viene in mente? Cosa vedi nella tua mente? Chi ha influenzato la tua vita con la loro generosità? C'è qualcosa nel vivere una vita generosa, un riflesso del cuore stesso di Dio? Gesù Cristo ci aiuti a comprendere cosa sia una vita generosa. Vi sono segni di una vita generosa nella parabola del buon samaritano. In Luca capitolo 10, 30-37 leggiamo che Gesù rispose a quest'uomo che gli fece una domanda e gli diede questa parabola. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada, ma quando lo vide passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, quando giunse in quel luogo e lo vide, passò oltre dall'altro lato opposto, ma un samaritano che era in viaggio giunse presso di lui e vedendolo ne ebbe pietà. Avvicinandosi fasciò le sue piaghe versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse ad una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo, prima di partire, prese due denari, li diede all'oste e gli disse: prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Quale dunque di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Quegli quindi rispose: colui che gli usò misericordia. Gesù gli disse: va e fa anche tu la stessa cosa. La parabola del buon samaritano. Un uomo aveva chiesto a Gesù: chi è il mio prossimo? E Gesù ha dato loro questa parabola che ci parla dell'amore di Dio che scorre attraverso di noi ed ha un impatto sulle persone intorno a noi. Il buon samaritano era un uomo generoso che rifletteva il cuore del Padre Celeste, aveva compassione. Al centro di una persona generosa vi è compassione, la compassione e l'amore in azione. La pietà ci fa sentire dispiaciuti per la sfortuna di qualcuno, ma non ci spingerà all'azione necessariamente. La pietà riconosce il bisogno, la persona con la pietà si sentirà anche dispiaciuto, ma non fa nulla. Il nostro passaggio usa la parola pietà, ma avrebbe dovuto utilizzare la parola compassione. La compassione ci fa sentire dispiaciuti per qualcuno, ma non si ferma lì. Ci muove a fare qualcosa per quella persona in bisogno. La compassione ci spinge all'azione. E Paolo disse ai Corinzi, prima Corinzi 5:14, infatti l'amore di Cristo ci costringe,
perché siamo giunti a questa conclusione che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono. Cari, l'amore di Cristo in noi ci spinge a fare qualcosa. Che aspetto a una persona generosa? Quali sono i segni di una vita generosa? Prima di tutto, uno, compassionevole. Una persona che è generosa è compassionevole. Un amore divino ci spinge ad essere compassionevoli. Infatti l'amore divino è dal greco agape, non è filio, non è eros, è agape. La persona generosa non sarà mai egoista riguardo gli altri. L'amore di Dio dovrebbe costringerci, spingerci ad agire verso i bisogni che Dio porta sulla nostra strada. La vera generosità è il risultato di una persona che è grata. La persona generosa desidera il meglio degli altri. E Colossesi 3:12 dice: vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Cari, quali caratteristiche della persona generosa? La caratteristica successiva del buon samaritano è nel versetto 34, Luca 10:34. Avvicinandosi a lui, il samaritano calmò le sue ferite con olio d'oliva, vino, le bendò, poi mise l'uomo sul suo asino e lo portò in una locanda dove si prese cura di lui. Cari, una persona generosa, numero due, investe, impiega tempo negli altri. Molte persone sono più avide, avari con il loro tempo che con i loro soldi. A volte è più facile dare i nostri soldi che dare il nostro tempo. Investi il tuo tempo nella chiesa locale, dedicando il tuo tempo a Dio, servendo gli altri. Il motto che abbiamo a New Life, la nostra chiesa a Toronto, noi diciamo: noi serviamo Dio servendo le persone. Provami che tu stai a servire Dio. Se non stai a servire le persone, non stai a servire Dio. Un altro segno di una persona generosa, numero tre, la persona generosa utilizza le sue capacità e risorse per gli altri. Primo Pietro 4:10 dice: come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo metta a servizio degli altri. Cari, Dio non ci chiede mai di dare e usare qualcosa che non possediamo. Se Dio ci chiede di svolgere un compito, significa che sa che abbiamo le capacità di farlo. Impara a dare da un luogo di dove sei e cosa possiedi. Nella parabola del buon samaritano leggiamo: il buon samaritano consegnò all'oste due monete d'argento dicendogli: abbi cura di quest'uomo, se il conto è più alto di questo ti pagherò la prossima volta che ti incontrerò. Ecco cosa c'è di sorprendente nel buon samaritano. Non ha dato del suo tempo, ha usato le sue risorse, ha usato i suoi talenti, ha utilizzato tutto quello che aveva e tutto quello che era. Ed ecco il quarto punto di una persona generosa. Una persona generosa dona intenzionalmente denaro per scopi eterni. La persona generosa pensa, fa piani con intenzioni e utilizza i suoi averi anche per il regno di Dio. Non lo fa di tempo in tempo se le cose vanno bene, no. È un intenzionato a fare sempre con il denaro che Dio gli ha dato, a mettere una porzione del denaro per il regno di Dio. Gesù sta usando questa parabola per mostrare
una persona che riflette veramente l'amore di Dio, ma anche il cuore generoso di Dio. Billy Graham ha detto: quando pratichi bene il dare nella tua vita, tutte le altre cose relative al regno di Dio andranno a posto a gonfie vele. Pensaci, quando pratichi bene il dare nella tua vita, le altre cose andranno a gonfie vele. Quando le nostre mani sono in una posizione di pugno chiuso, è impossibile ricevere. Ma quando le nostre mani sono in posizioni aperte, possono ricevere. Il nostro dare segna la priorità del nostro cuore. Diamo a Dio il primo e il meglio. Voglio ripetere: da a Dio non quello che ti rimane, da a Dio il primo e il meglio. Questo è il principio biblico. Ora ricordiamoci continuamente: diamo perché è giusto dare e non diamo con il motivo di ottenere. Ripeto, diamo perché è giusto dare e non perché vogliamo ottenere. Ma non di meno ci sono benefici associati alla generosità. Paolo disse ai Corinzi, secondo Corinzi 8:7-8, ma siccome abbondate in ogni cosa, in fede, in parola, in conoscenza, in ogni zelo, nell'amore che avete per noi, vedete di abbondare anche in quest'opera di grazia. Non lo dico per darvi un ordine, ma per mettervi alla prova con l'esempio dell'altrui premura, anche la sincerità del vostro amore. E secondo Corinzi 9:6-11, ora dico questo: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Di a ciascuno come ha deliberato il cuor suo, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Dio è potente da far abbondare su di noi ogni grazia, ogni favore, affinché avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona, come sta scritto: egli ha profuso, egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare, fornirà, moltiplicherà la vostra semenza e accrescerà i frutti della vostra giustizia, così arricchiti in ogni cosa potrete esercitare una larga generosità, la quale produrrà rendimento di grazia a Dio per mezzo di noi. Cari, non diamo per ricevere, ma la generosità attiverà il principio della benedizione come nient'altro può. Ciò che seminiamo raccoglieremo, è un principio eterno. Quali sono i benefici della vita generosa? Numero uno, il favore di Dio. Salmi 112:5. Felice l'uomo che ha compassione, dà in prestito e amministra i suoi affari con giustizia. Un altro beneficio di una persona generosa è veramente prospererà. Proverbi 11:25. Chi è benefico sarà nell'abbondanza, chi annaffia sarà egli pure annaffiato. Un altro beneficio di una persona generosa: avrà una eredità di influenza. Salmi 37. Io sono stato giovane, sono anche divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato, nella sua discendenza mendicare il pane. Tutti i giorni è pietoso e dà in prestito, la sua discendenza è benedetta. Un altro beneficio di una persona generosa: avrà influenza con onore. Dio disse ad Eli, il profeta, che aveva iniziato bene ma finì male, queste parole che rimangono un principio da seguire. Prima Samuele
2:30. Perciò così dice il Signore, il Dio di Israele: io avevo dichiarato che la tua casa e la casa di tuo padre sarebbero state al mio servizio per sempre, ma ora il Signore dice: lungi da me tale cosa, poiché io onoro quelli che mi onorano e quelli che mi disprezzano saranno disprezzati. Cari, Dio onora coloro che lo onorano, ma quelli che lo disprezzano saranno disprezzati. Dio ti farà di influenza con onore. Un altro beneficio di una persona generosa: avrà tesori in cielo. 1 Timoteo 6:17-19. Ai ricchi in questo mondo ordina di non essere di animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo, di fare del bene, di arricchirsi di opere buone, di essere generosi nel donare, pronti a dare, così da mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vera vita. Cari, in caso dirai: ma pastore, io non sono ricco. Secondo un articolo su Google, il 46% del mondo vive con solo $550 al giorno. 46%. Non dimentichiamo mai e ricordiamo quotidianamente che la nostra generosità è un riflesso della generosità di Dio, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. E siccome noi abbiamo l'amore di Dio che è sparso in noi per lo Spirito Santo, abbiamo l'agape di Dio: come Dio dà, noi diamo. Impariamo a dare di noi stessi prima. Impariamo a dare di quello che Dio ci provvede. Impariamo a dare dei nostri talenti. Quello che stiamo facendo molte volte nel nostro lavoro secolare: la Chiesa ha bisogno del tuo talento. Il regno di Dio ha bisogno del tuo talento. Pensaci. Da di te stesso, da del dono che Dio ti ha dato, da dell'abbondanza che Dio ha dato. Utilizza ogni cosa. Di solito dico: utilizziamo il nostro tesoro, utilizziamo il nostro talento, utilizziamo il nostro tempo per la causa dell'Evangelo. Non utilizziamo tutto per il mondo o tutto per noi stessi o tutto per il lavoro. Mettiamo da parte un po' del nostro tempo, un po' del nostro talento, un po' del nostro tesoro per la causa dell'Evangelo. Che Dio ci faccia comprendere che come Lui è generoso, si aspetta che noi siamo anche generosi. Preghiamo. Padre, grazie della Tua parola. Siamo grati a Te per tutto quello che hai fatto per noi. Signore, continua a modellarci secondo l'immagine di Cristo Gesù, il Tuo figliolo. Fa che possiamo avere un cuore generoso. Signore, non lo facciamo per ottenere, anche se ci hai detto che Tu ci benedirai, ci prospererai, ma lo facciamo perché è giusto, lo facciamo perché Tu già hai dato. E se non ci darai nient'altro, hai fatto già tantissimo. Ci hai dato la vita eterna. E noi vogliamo fare tutto per la Tua gloria, per aiutare a far crescere il Tuo regno. E Signore, ci arrendiamo a Te. Dacci un cuore generoso. In Cristo Gesù lo chiediamo. Amen. Have mercy on us.
Salvato per grazia da Cristo Gesù. Son salvato per grazia e da Lui do la gloria. Son salvato per grazia da Cristo Gesù. Ero misero nudo, ero pien di peccato, ma il Signore m'accolse sul suo seno d'amore. Il suo sangue mi lava, il suo amor mi conforta. Son salvato per grazia da Cristo Gesù. Son salvato per grazia e da Lui do la gloria. Son salvato per grazia da Cristo Gesù. Son salvato per grazia e da Lui do la gloria. Son salvato per grazia. Voglio seguire ogni giorno, Signore, la sua mano mi guida, essa stesa per me. Il suo ben mi conforta, mi dà pace nel cuore. Son salvato per grazia ed in cielo. Son salvato per grazia e da Lui do la gloria. Son salvato per grazia da Cristo Gesù. Son salvato per grazia e da Lui do la gloria. Son salvato per grazia da Cristo Gesù. Son salvato per grazia e da Lui do la gloria. Son salvato per grazia da Cristo Gesù. Che mai tramonterà.
faccia parola, la parola. Apri tuo cuore al pan che ristora, che ristora quello che Signore. Metti la vita con me nella sua mano e con me lasciati guidare lungo la via della felicità, felicità che mai tramonterà, felicità. Spero che questo programma sia stato di benedizione alle anime vostre. Una delle domande che le persone fanno spesso è: cosa devo fare per essere salvato? È la domanda più importante che possiamo fare nella vita. Un giorno un carceriere fece proprio questa domanda all'apostolo Paolo. Paolo rispose e disse: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Se la Bibbia non parla di religione, ma parla di una relazione intima che possiamo avere con Cristo Gesù. L'unico modo in cui possiamo essere salvati è di accettare Cristo Gesù come nostro personale salvatore. La Bibbia ci insegna che ognuno di noi è stato creato per conoscere Dio, ma il peccato ci ha separati da Dio. Ma Dio ci ha amato così tanto che ha dato il suo unigenito Figlio, Cristo Gesù, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù venne e morì sulla croce per i nostri peccati e dopo 3 giorni risuscitò dalla morte. E la Bibbia ci dice che se crediamo nel nostro cuore che Dio risuscitò Gesù dalla morte e confessiamo con la bocca che Gesù è il Signore, saremo salvati. Così se sei pronto ad invitare Gesù nel tuo cuore come il tuo Signore e Salvatore, ti invito a pregare questa semplice preghiera. Signore Gesù, affido la mia vita a te. Perdonami dei miei peccati. Grazie che sei morto sulla croce per i miei peccati. Sii il Signore e Salvatore della mia vita. Voglio seguirti tutti i giorni della mia vita nel nome di Gesù. Amen. Se hai pregato questa preghiera per la prima volta, vogliamo aiutarti a compiere il prossimo passo nel seguire Gesù. Se avete bisogno di preghiera, se desiderate ricevere una Bibbia o semplicemente volete più informazioni, telefonateci al 8232 55 56. Vi ringrazio per il vostro ascolto con la speranza di rivederci la settimana prossima. Prego che il Signore vi benedica. Arrivederci. A presto!